Amici sportivi, le immagini vi giungono dallo stadio San Paolo in Napoli. 80.000 spettatori fanno da cornice alla partitissima di questa 28esima giornata che mette di fronte il Napoli, primo della classifica, al Milan che insegue con un punto di ritardo. Il Napoli ha 42 punti, il Milan 41. Il Milan è reduce dal successo nel derby ottenuto domenica scorsa, vittoria per 2-0. Il Napoli viceversa è reduce dall'1-1 ottenuto in quella di Verona. Tutto è pronto, l'arbitro è il signor Rosario Lobello. Il Napoli si affida ad una formazione prudente che prevede Garella tra i pali, poi Bruscolotti e Ferrara, Francini, Bigliardi e Renica, Careca de Napoli, Bagni, Maradona e Romano. Il Milan risponde con Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Virdis, Gullit e Vani. In azione il Milan con Colombo, c'è un intervento nel frattempo del direttore di gara che ordina la ripresa delle ostilità a favore della formazione napoletana, anzi addirittura bisogna riprendere con un calcio dalla zona centrale del campo. Calcio di punizione che viene affidato al mancino di Alessandro Renica, la solita battuta, l'intervento di Maldini, poi la palla recuperata dai giocatori del Napoli, c'è un tentativo di pressing da parte del Milan, poi Careca, l'intervento successivo era da parte di De Napoli, poi palla che arriva a destinazione laddove c'è il portiere Giovanni Galli. Sono di fronte i 10 scudetti del Milan, un Milan che non vince il titolo dalla stagione 78-79 e lo scudetto del Napoli, campione uscente. Vediamo Baresi, palla toccata là sulla destra, laddove c'era Ancelotti, l'intervento ai suoi danni è stato di Francini, un intervento decisamente deciso. Interviene ancora il direttore di gara. Il Napoli di Ottavio Bianchi si affida, come detto, ad una formazione prudente, due marcatori, Francini che viene dirottato sulla sinistra nel tentativo di frenare le scorribande offensive del Milan proprio da quella parte. Non ci sono né Giordano né Carnevale, che sono entrambi in panchina. Assieme a loro Di Fusco, Sola e Miano. Il Milan invece sulla panchina ha Nuciari, Van Basten, Massaro, Costa Curta e Bortolazzi. Palla recuperata dai rossoneri con Ancelotti. Poi Filippo Galli, da questi a Baresi. Ancora ad Ancelotti. Ricordiamo che nella partita d'andata del 3 gennaio il Milan si impose per 4-1 sui rivali napoletani. Napoli che allora era passato in vantaggio grazie ad un gol di Antonio Careca. Vediamo Maldini. Ancora Maldini, questo traversone che trova pronto all'uscita il 33enne Claudio Garella. Un portiere, una storia, ha giocato nello Junior Casale, nel Novara, nella Lazio, nella Sampdoria, nel Verona, ha vinto l'unico scudetto del Verona, ha vinto l'unico scudetto del Napoli, un portiere che aveva debuttato giovanissimo, 17 anni e mezzo, in occasione di una Vicenza-Torino della stagione 83. Tentativa nel frattempo da parte di De Napoli, poi palla che è stata scagliata in fallo laterale dai giocatori del Milan. Una partita che è stata animata alla vigilia dalle dichiarazioni di Diego Armando Maradona, sicurissimo del successo dei suoi. Maradona spavaldo, Maradona che però sembra non essere in perfettissime condizioni. Nel frattempo c'è il tentativo di sfondamento da parte di Bagni, protesta Bagni nei confronti di Franco Baresi. Rivediamo ancora l'azione, vedete l'intervento di Baresi, è decisamente sulle gambe e per questo motivo ci sono le giuste proteste da parte del numero 9, un inedito numero 9 della formazione di Ottavio Bianchi. Punizione senza esito nel frattempo per il Napoli e Giovanni Galli che riparte. Sulla destra per Colombo. Ecco Angelo Colombo da Mezzago, 27 anni. Fiondata. Tentativo di verticalizzazione, ovviamente sono le prime battute, le fasi di studio di questa partita. Ha tentato Romano. Poi un intervento di Bigliardi con palla che è stata scagliata in fallo laterale. Dicevo che all'andata il Milan aveva vinto per 4-1 alla 25esima giornata e il Napoli vantava 4 punti di vantaggio nei confronti dei rossoneri che ora inseguono ad un punticino.
Il Milan, che cerca ovviamente il tutto per tutto, vuole vincere questa partita nel tentativo di scavalcare i rivali, mentre al Napoli naturalmente potrebbe andar bene anche il pareggio, e si spiega l'atteggiamento tattico voluto da Ottavio Bianchi. Da notare che poi il Milan dovrà affrontare la Juventus e nell'ultima partita il Como in trasferta, e il Napoli viceversa dovrà affrontare Fiorentina e Sampdoria. Ancora Claudio Garella. La fiondata, l'intervento di Colombo con palla che finisce in fallo laterale. Ancora una volta una rimessa in gioco per il Napoli, mentre diamo un'occhiata alle marcature. Sembra che Bigliardi sia sulle orme di Gullit, mentre Ferrara che si occupa di Pietro Paolo Verdis. Ancora un retropassaggio per Garella. Il lunghissimo rilancio, poi l'intervento di Filippo Galli alle prese con Maradona. C'è ancora un intervento dell'arbitro Lobello che assegna il calcio di punizione alla formazione napoletana. Ecco Diego Armando Maradona sulla palla. Un Maradona che ha già segnato 14 gol finora in campionato. 14 gol nella sua prima stagione napoletana, poi 11 nella successiva, poi 10. Vediamo che cosa accade nel frattempo. C'è un colpo di testa di Ciro Ferrara, ostacolato da Maldini, e palla che finisce la sua corsa oltre la linea di fondo. Ancora Bruscolotti per il Napoli, autore di questo rilancio. Beppe Bruscolotti, che è stato rispolverato per questa partita, mentre il Napoli 2 contro 2, Maradona, le prese con Baresi, ancora Maradona, prova la conclusione, conclusione debole, facilmente parata da Giovanni Galli. E vediamo ancora il contropiede e vedete il tiro, la conclusione abbastanza abbordabile da parte del Pibe de Oro. Stavo raccontando appunto l'escalation in chiave realizzativa da parte del giocatore argentino. 14 gol nel primo campionato in maglia napoletana, poi 11, poi 10, ed è già arrivato a 14 quando mancano ancora 3 giornate al termine di questo campionato. Nel frattempo Evani, poi Gullit, la palla per Baresi, sulla sinistra ancora per Chico Evani, colpo di testa di Francini che mette fuori, recupera nuovamente Baresi, Evani. Il Milan ora che sta costringendo il Napoli al limite della propria area di rigore. Vediamo Virdis che entra, ancora Virdis, si libera molto bene, va al tiro e poi c'è il tentativo dalla distanza, se non vado errato, da parte di Ancelotti. C'era stata una prima respinta. Evani, palla per Colombo, ancora il Napoli che è costretto nella propria metà campo. Prova Ancelotti dalla distanza, sempre Renica, Maradona. C'è una scorrettezza di Maradona ai danni di Mauro Tassotti. Ecco i due coetanei, entrambi classe 1960. Donadoni, esce Bigliardi, sulla palla a Romano, ex milanista, ricordiamo 4 stagioni in maglia rossonera dal 79 all'83, poi Maldini che va al recupero della palla senza problemi. Baresi, Ancelotti, Gullit ha provato a destreggiarsi fino a questo momento con scarsi risultati. Ancora Gullit, 1-2 con Virdis, ancora Gullit, vedete, inseguito da Bigliardi, prova la conclusione di sinistro ed è lo stopper, il difensore Tebaldo Bigliardi, il 25enne stopper, che ha messo in calcio d'angolo, già battuto, respinto da parte della difesa del Napoli. Poi Maradona, molto abile a evitare Maldini, ancora Maradona, se ne va, termina a terra, ma mi pare che precedentemente l'arbitro Lobello era intervenuto per assegnare un calcio di punizione alla formazione rossonera. Ancelotti sulla palla, c'è anche Gullit pronto a sparare, ecco il tiro e la palla che lambisce il palo. Era comunque attento e vigile Claudio Garella. Rivediamo ancora la conclusione di Gullit, una rasoiata a rasoterra che comunque non ha centrato lo specchio della porta. Risultato è sempre di 0-0, i minuti 32, pallonetto a scavalcare nel tentativo di trovare Virdis, irraggiungibile, Renica. Ecco Alessandro Renica, una carriera nella Vicenza, nella Sampdoria e ora nel Napoli. Colpo di tacco, virtuosismo di Maradona. Ecco Francini, ancora Maradona in suo aiuto, mette la palla in mezzo, pennella astutamente.
comunque in sovrannumero i difensori del Milan. Ancelotti mette fuori, duetta molto bene con Donadoni, c'era forse un intervento a gamba tesa di Bagni, si va avanti con Evani, palla a scavalcare la difesa, l'intervento di Biliardi in anticipo su Gullit e gli applausi sono per Tebaldo Biliardi dall'86 al Napoli. Ecco Romano, il playmaker, attaccato da Gullit, poi il retropassaggio di Bagni per Renica. Prova Francini, tenta di ostacolarne l'azione Ancelotti, con successo l'azione difensiva di Carletto Ancelotti, ricordiamolo campione d'Italia con la Roma nell'84. Zona centrale per Bagni, poi l'intervento di Filippo Galli. Evani ripropone il tema, sulla palla Maldini, Donadoni. E c'è questo tentativo ancora del Milan, anzi, sì, tentativo del Milan, stato bloccato da De Napoli. E poi c'è un duello tra Maldini e Salvatore Bagni. Caparbia come al solito l'azione di Bagni. Prova Careca, ancora Careca, la sua prima stagione con la maglia del Napoli. Tentativo di triangolazione tra Maradona e De Napoli, ha successo l'azione difensiva del Milan, Milan che parte con Ancelotti, ancora Ancelotti, attaccato da Renica, viene messo giù e l'arbitro ordina il calcio di punizione quando siamo giunti al 34esimo minuto del primo tempo, risultato che è di 0-0. Avete visto ancora l'epilogo di questa azione con il fallo di Alessandro Renica nei confronti di Ancelotti, punizione, batte Vani, c'è una palla deviata, arriva a Virdis, attenzione, gol! Gol di Pietro Paolo Virdis, conclusione dalla distanza dunque di Evani. La corsa del pallone è stata frenata da una deviazione, si è catapultato sulla sfera Virdis che ha messo in gol. Si tratta della nona rete di Pietro Paolo Virdis, della 75esima in carriera. Rivediamo ancora la conclusione vincente da diverse angolazioni, c'è stata la palla che è stata frenata e poi Virdis come un falco in agguato si è buttato sulla palla e l'ha deviata in fondo al sacco. Milan dunque che è in vantaggio di un gol ed è un gol importantissimo per i rossoneri che stanno tentando l'operazione sorpasso in questa partita del San Paolo. Francesco Romano sta per battere il calcio di punizione. Ancelotti, ecco ancora Carletto Ancelotti, grande organizzatore della manovra rossonera di centrocampo, ma anche uomo in grado di contrastare le folate offensive degli avversari. Ha tentato nel frattempo Evani, fa buona guardia a Renica. Naturalmente il Napoli ora deve sbilanciarsi, deve cercare di rimediare a questa situazione ed è un Napoli che dispone di una coppia d'attacco formata da Careca e Maradona. Non c'è il solito tridente, la cosiddetta magica Maradona, Giordano, Careca. C'è anche Carnevale in panchina, come abbiamo ricordato poco fa. Bagni. Tentativo di De Napoli, ma la palla, già varcato la linea bianca, si riparte con una rimessa in gioco per i rossoneri. Ancora il Milan, palla che viene messa nell'area di rigore. Il colpo di testa di Maldini. Arriva poi Tassotti dalla distanza, una stupenda conclusione questa da parte di Mauro Tassotti, 28 anni, ricordiamolo, dal 1980, difende i colori del Milan. Bellissima questa azione. Siamo praticamente all'epilogo del primo tempo, manca un minuto. Careca prova a destreggiarsi il brasiliano, scambia con Maradona, posizione regolare, ancora Careca, l'intervento poi di Filippo Galli. Si duella al limite dell'area, Maradona mette giù la palla, c'è forse il fallo di mano di un giocatore del Milan, l'arbitro Rosario Lobello, ben appostato, interviene per ordinare una calcio di punizione a favore degli azzurri di Ottavio Bianchi. Ecco, mentre vedete la mimica, la gestualità dell'arbitro e di Baresi, i due cercano di spiegarsi relativamente all'accaduto. C'è un calcio di punizione da posizione pericolosa per il Milan e favorevole naturalmente per il Napoli. Tutto è pronto con Maradona che si appresta a battere, è una posizione favorevole, c'è anche Renica, ma è Maradona che sta per partire. Attenzione all'argentino, 49 gol per lui, batte, tiro, gol!
Gol di Diego Armando Maradona, che ha messo la palla nell'angolino alto alla destra di Giovanni Galli. Vedete l'esultanza sugli spalti. Un gol alla sua maniera, un gol alla Maradona con palla che è finita del 7. Nulla da fare per il portiere rossonero. Vedete che tutti i compagni accorrono ad abbracciare l'argentino, un giocatore che è sceso in campo in non perfettissime condizioni. Rivediamo ancora, era coperto comunque Galli. È riuscito a toccare con la punta delle dita, ma non ce l'ha fatta ad intercettare la traiettoria del pallone. 1-1 quando siamo praticamente alla fine del primo tempo. E l'arbitro proprio in questo momento manda tutti negli spogliatoi, dunque al termine dei primi 45 minuti, Napoli 1, Milan 1. Gol di Virdis e Maradona. È iniziato il secondo tempo in questo momento, risultato di parità 1-1 tra Napoli e Milan. Ricordo ancora i gol di Virdis al 36esimo, il vantaggio per i rossoneri. In tempo di recupero al 47esimo del primo tempo, il pareggio del Napoli con Maradona, mentre avete visto ora il Milan con Virdis che ha tentato di impensierire la retroguardia del Napoli. Baresi, l'apertura sulla destra per Tassotti. Ancora Tassotti alle prese con Maradona. Ecco ancora Mauro Tassotti. C'è Van Basten in campo, per cui c'è una novità per quanto riguarda la formazione del Milan. Marco Van Basten ha preso il posto di Donadoni, qui un Milan più offensivo in questo secondo tempo, un Milan che cerca e spera naturalmente di vincere la partita. Il Napoli, se non vado errato, ha mantenuto la formazione iniziale, per cui è anche giusto e lecito riproporvi gli schieramenti dopo aver assistito però a questa azione di Careca che si invola dalla destra, la palla arretrata, nulla da fare per Maradona, arriva Angelo Colombo e poi il retropassaggio per il portiere Giovanni Galli. Dicevo che il Napoli ha Garella, Bruscolotti, Ferrara, Francini, Bigliardi, Renica, Careca, De Napoli, Bagni, Maradona e Romano. In panchina sono Carnevale e Giordano, mentre Ferrario, lo stopper titolare, ha letto da martedì per un attacco influenzale. Ancora Maradona, ingabbiato da tre avversari, praticamente incespica sul pallone e può andarsene a Ruud Gullit che scambia con Evani. Formazione del Milan con Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Van Basten, a questo punto Ancelotti, Virdis, Gullit ed Evani. C'è un calcio di punizione per il Milan per un fallo commesso da Romano nei confronti di Gullit. Gullit che è uno dei grandi protagonisti attesi per questa sfida. Si è parlato molto del duello dei numeri 10 tra Maradona e Ruud Gullit e fino a questo momento c'è da dire che il duello, quanto a gol, lo sta vincendo l'argentino in virtù della sua rete messa a segno sulla finale del primo tempo. Avete visto Van Basten, si è destreggiato, ha scambiato con Tassotti il cross, la palla deviata in modo molto approssimativo comunque da Bigliardi, poi arriva De Napoli, palla contro gli stinchi di Evani, c'è un blocco di De Napoli, anzi di Bigliardi, e poi De Napoli, palla al piede che se ne va, prova a scambiare con il numero 11 Romano, da questi a Maradona, tre avversari contro di lui, prova a uscire, palla al piede Maradona, c'è l'intervento dell'arbitro Lobello che assegna il calcio di punizione alla formazione del Napoli. Risultato sempre di parità, 1-1, batte Reniche. Sta un pochino temporeggiando il libero del Napoli e c'è poi la posizione di fuorigioco da parte di Antonio Careca. Maldini ha provato a scambiare Maldini sulla sinistra con Evani, poi la palla per Ancelotti. Baresi, ecco Tassotti, lo affianca Colombo, c'è lo scambio tra i due, poi triangolazione che non si perfeziona, Romano che mette fuori la palla e per il solito Maradona, lotta caparbiamente Maradona, il dribbling a rientrare, i danni di Ancelotti, poi vedete il virtuosismo per servire Careca, il servizio era preciso, infastidito nella sua azione Careca, infastidito da Filippo Galli, e il Milan va al recupero della palla. È un Milan che si muove armonicamente, il Napoli naturalmente forte del risultato di 1-1 che manterrebbe inalterata la situazione di classifica. Vediamo Virdi nel frattempo, dicevo, il Napoli si propone soltanto in contropiede. Vediamo Bruscolotti, è la sua terza presenza in questa stagione, Bruscolotti che è il nonnetto del Napoli,
è nato il 1° giugno del 1951, lui è vicinissimo a compiere 37 anni. Filippo Galli, la palla è sulla destra, è sempre il Milan comunque che prova ad imporre il suo gioco. In posizione regolare, Angelo Colombo, servito da Tassotti, può cercare lo spazio per il cross, rientra ancora Colombo, c'è il cross, stacca Gullit, infastidito da Bigliardi, duello tra i due, e Gullit, vedete, alla meglio, riesce a recuperare la palla. Ancora Gullit, caparbiamente, esce vittoriosamente da questo duello. E poi c'è Maldini, il cross di sinistro, la palla lisciata da un paio di giocatori, palla messa dentro ancora da Colombo, e poi c'è uno scontro. Protagonisti, se non vado errato, Ferrara e Virdis, forse l'arbitro ha ravvisato una posizione di fuorigioco da parte di Virdis. Ancora il Milan, Ancelotti dalla destra, Renica senza problemi, Maradona in soccorso ai difensori, si allunga un po' troppo la palla, è anche fortunato visto che Van Basten ha mancato completamente l'aggancio. Rimessa in gioco con Angelo Colombo, poi Ancelotti, Gullit, ancora Ruud Gullit dalla distanza, prova il tiro, conclusione a lato. Ruud Gullit, ricordiamolo, è nato il 1° settembre del 62, 9 gol per lui in questa stagione, mentre vedete che c'è l'ipotesi di sostituzione, anzi qualcosa più di un'ipotesi. Il Napoli sta mettendo in campo Giordano al posto di Bagni, se non vado errato, qualche problema per Bagni. Bruno Giordano, ricordiamolo, 8 gol in questa stagione, complessivamente 91 in Serie A, più 18 in Serie B con la maglia della Lazio. Qualche problema per Bagni, ma ovviamente Bianchi vuol cambiare un pochino la fisionomia della squadra inserendo l'attaccante. Palla che è terminata in fallo laterale per l'intervento di Tassotti, dunque si riparte con un calcio di punizione, era Giordano che era finito in posizione di offside. Sono 12 minuti nel corso del secondo tempo, il risultato è sempre di parità, un risultato che pare privilegiare il Napoli. Vediamo Van Basten attaccato da Ferrara e poi c'è Renica che è ruzzolato pesantemente sul terreno di gioco, in fuorigioco Colombo nel frattempo dopo questo tentativo di Maldini, ma copione della partita che non cambia, con il Milan costantemente riversato nella campo avversaria nel tentativo di arrivare al vantaggio, con il Napoli naturalmente che potrebbe o cerca perlomeno di sfruttare gli spazi. Milan che fa buona guardia con la sua linea dei quattro difensori protetta da Ancelotti. Evani prova a scambiare con Colombo, ancora Evani dalla sinistra, possibilità per il cross, c'è palla che si impenna. E poi l'intervento ultimo di Ferrara che spedisce la sfera fuori dall'area di rigore. Tassotti duella con Bigliardi e vediamo che l'arbitro risponde alle proteste del rossonero assegnando un calcio di punizione, mentre vede che si dispera Diego Armando Maradona. Qualche problemino, vedete, tra Romano e Colombo per destinare il pallone nel luogo esatto di battuta. Sulla palla Evani e Colombo, sempre il risultato di parità, sempre 1-1, mentre Evani con l'ausilio di Colombo va a battere questo calcio di punizione. La palla spiova in area, c'era una trattenuta e danni di Van Basten, ma c'è anche probabilmente un intervento scorretto di un giocatore del Milan, per questo motivo c'è un nuovo intervento dell'arbitro. Poi Maradona, Tassotti, retropassaggio per il portiere Giovanni Galli. Giovanni Galli, ricordiamolo, 9 stagioni nella Fiorentina, la sua terza stagione con la maglia del Milan, è stato uno dei primi acquisti del presidente Berlusconi. Vediamo Maldini nel frattempo, attaccato da Careca, poi in seconda battuta interviene Renica. Per l'arbitro c'è una scorrettezza del brasiliano, che naturalmente non è in perfetta sintonia con il direttore di gara, e calcio di punizione per i rossoneri di Arrigo Sacchi. Ricordavo prima di Giovanni Galli, che è stato uno dei primi acquisti del presidente Berlusconi nel 1986, acquistò Giovanni Galli, Massaro, Donadoni, Galderisi e Bonetti. Vediamo Gullit, palla bassa, l'intervento di Bigliardi con palla scagliata lontano, poi Maradona se ne va con un colpo di testa, prova ad andarsene Maradona, ci sono le proteste da parte dei giocatori del Milan.
Maradona probabilmente ha toccato la palla con le mani e se lo ha fatto, l'ha fatto in modo quasi invisibile. Comunque non protesta Maradona. Ancelotti, la sua conclusione di battuta da De Napoli. Tassotti, Colombo, Milan che continua a fare gioco, ancora Colombo, Gullit, ha tentato un 1-2 con Van Basten, Van Basten che fino a questo momento non si è messo in luce, Van Basten che ricordiamolo è rientrato in campo 4 partite fa, cioè alla 25esima contro l'Empoli, segnando anche un gol ed era praticamente riapparso dopo 20 giornate di campionato. L'ultima volta aveva giocato nella prima fase del torneo alla 5ª contro la Sampdoria. Noi diciamo che per Marco Van Basten si tratta dell'8ª presenza in questo campionato. Ecco Evani, ancora Evani, prova a suggerire, a dettare il passaggio Maldini, ancora Maldini, prova a convergere Maldini, pallonetto nel tentativo di scavalcare la linea difensiva, non c'è intesa con i compagni, palla che finisce oltre la linea di fondo, ancora Maldini, prova l'accelerazione, ancora il giovane terzino Evani, fischi del pubblico naturalmente nel tentativo di demoralizzare i giocatori del Milan, prova Gulli dalla distanza, ribatte Renica, in affanno Bruscolotti, poi Baresi, ancora Baresi in dribbling, tre avversari contro di lui, riesce a superarne un paio, era riuscito anche a servire Colombo e si prosegue, vedete che è piuttosto chiara la situazione tattica che si sta delineando con il Milan riversato quasi completamente nella metà campo degli azzurri. Ecco Romano, ancora Romano, prova a scambiare con Giordano, attaccato a sua volta da Ancelotti e l'arbitro ravvisa un'infrazione da parte del giocatore rossonero, un po' di movimento laddove c'è Ottavio Bianchi in panchina, sta per entrare un altro giocatore, è Maradona che è costretto ad uscire. Sentite qualche no e poi cambia idea Maradona, sembrava che dovesse entrare sola e poi Maradona ci ha ripensato, ha detto che stoicamente vuol tentare di tirare la fine di questa partita. Maradona, l'abbiamo detto all'inizio, aveva qualche problemino che era stato comunque ben tenuto nascosto, che pareva potesse comunque precludergli la sua presenza in campo. Colpo di testa nel frattempo da parte di Maldini, poi Evani. Ma non ho capito questo fatto che succede. Ancora Maldini. Evani in sovrapposizione velocissimo, lo attacca Renica, la palla che scavalca tutti quanti, poi il colpo di testa da parte di Nonnetto Bruscolotti. E retropassaggio per il portiere Garella, mentre ancora una volta per l'arbitro c'è un'infrazione, anzi una posizione di fuorigioco da parte di Virdis. Ancora un intervento dell'arbitro, il fallo questa volta è ai danni di Maldini, si riprende. Ecco Tassotti, scambia con Colombo, ecco Angelo Colombo. Fa movimento Virdis, intervento di Bruscolotti abbastanza deciso, palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco della formazione di Ottavio Bianchi. Con Giordano, ecco Francesco Romano, prova il dribbling, nulla da fare contro Ancelotti, anzi c'è qualcosa da fare, ovviamente questa scorrettezza che viene rilevata dal direttore di gara, calcio di punizione già battuto. Ecco Baresi, prova l'avanzata Baresi, prova il tiro, è un tiro pericolosissimo che lambisce il palo alla sinistra di Garella, azione pericolosa del Milan con il suo capitano che è andato al tiro, una conclusione di mezza punta pericolosissima. 22 minuti nel corso del secondo tempo, sempre parità 1-1. Gullit ingaggia questo duello con Francini. Ancora Gullit, prova ad andarsene sulla destra, trova lo spazio, c'è il cross, arriva Virdis, gol! Il gol di Virdis per il Milan, ancora Pietro Paolo Virdis che aveva segnato al 36esimo il gol del vantaggio per i rossoneri, ha riportato in vantaggio la sua squadra sfruttando questa azione dalla destra da parte di Gullit, rivediamo ancora, vedete il cross e arriva
perentoriamente Pietro Paolo Virdis, che realizza il suo decimo gol in questo campionato. Lo scorso anno era andato a segno 17 volte, siamo al 25esimo minuto. Tutto da rifare per il Napoli, che naturalmente è costretto ora a tentare l'offensiva per cercare di arrivare al pareggio, un pareggio che naturalmente permetterebbe ai giocatori in maglia azzurra di rimanere in vetta alla classifica. Viceversa, la classifica provvisoria vede ora al comando i rossoneri, mentre vedete il fallo di mano nettissimo di Antonio Careca ai danni di Baresi. Gullit, colpo di testa da parte di Virdis, poi Tassotti ha tentato di lanciare Colombo, Giordano, ancora Gullit, prova a contrastarne l'azione Ferrario, anzi scusate Romano, poi Evani, Baresi. Milan che, nonostante il vantaggio, non si chiude nella propria metà campo, continua ad insistere, mentre c'è un acciacco per un giocatore del Napoli, si tratta di Ferrara se non vado errato, e mentre c'è una ammonizione comminata dal direttore di gara all'indirizzo di un giocatore del Napoli, dovrebbe trattarsi di Maradona. Stavamo seguendo con lo sguardo il giocatore infortunato. Comunque si riparte con un calcio di punizione per i rossoneri, che ora sono in vantaggio per 2-1. Punizione da distanza impressionante, notevolissima. Vediamo se Ruud Gullit prova o meno la conclusione. La rincorsa c'è, parte il tiro, finisce la sua corsa contro il muro e poi c'è un intervento piuttosto duro all'indirizzo del giocatore olandese. Dicevo prima di Gullit, che ha segnato 9 gol in questo campionato, un Ruud Gullit che non è comunque un giocatore che si trova insolitamente nelle zone alte della classifica dei cannonieri. Ricordo che nell'84 e nell'85 segnò rispettivamente 22 e 24 gol con la maglia del Feyenoord, naturalmente nel campionato olandese. Intervento nel frattempo da parte di Van Basten, sulla palla Biliardi. Lunga fiondata di Biliardi, poi l'intervento è di Baresi e retropassaggio per Giovanni Galli. Calcio d'angolo per il Milan quando siamo giunti al 28esimo minuto. Milan in vantaggio per 2-1. Colpo di testa mancato da Maldini, ancora Maldini che va al tiro. Palla messa fuori, o perlomeno tentativo in questo senso da parte di Ferrara, che poi ingaggia un duello con Van Basten. Era stato l'olandese a toccare per ultimo. Colpo di testa di Ancelotti. C'è una scorrettezza, un blocco da parte di Filippo Galli e calcio di punizione per il Napoli. 29 minuti del secondo tempo, Milan sempre in vantaggio, mentre Bruscolotti, che se ne va, abbandona il terreno di gara e viene sostituito da Carnevale, per cui rischia la carta Carnevale il tecnico Ottavio Bianchi. Già aveva richiamato in campo Giordano, ora anche Carnevale, per cui Maradona, Giordano, Carnevale e Careca. Un Napoli decisamente a trazione anteriore, che ha provato proprio ora con Carnevale lo stacco, mentre c'è un accenno di battibecco tra Maldini e Careca. A proposito di Carnevale, giova a ricordare che in questo campionato ha segnato un solo gol Andrea Carnevale, 27 anni, eccolo inquadrato, una carriera spesa nel Latina, nell'Avellino, nella Reggiana, nel Cagliari, nel Catania, nell'Udinese. Vediamo Virdis, molto bravo Virdis a superare un paio di avversari, poi non è stato altrettanto bravo a recuperare la palla, ma la recupera il Milan. Ancelotti, Baresi, siamo vicini alla mezz'ora, una fiondata di Baresi nel tentativo di lanciare Vani e la palla che termina la sua corsa oltre la linea di fondo. Ovviamente cerca di accelerare i tempi Claudio Garella. Milan in vantaggio per 2-1 quando siamo a ridosso della mezz'ora. Il rilancio di Garella, il colpo di testa di Gullit, sulla palla è Maldini, ancora Maldini,
incespica sul pallone, poi Carnevale prova ad iniziare l'azione, la controffensiva napoletana, nulla da fare, e poi c'è il retropassaggio per Giovanni Galli. Il rilancio con un insolito sinistro per il portiere rossonero. Palla recuperata ancora dal Napoli, Giordano. Ecco Bruno Giordano, lo affronta Tassotti, il dribbling a rientrare, la palla a scavalcare. Maradona da ottima posizione non riesce a concludere. Avete sentito anche l'invito, zoppica comunque Diego Armando Maradona, dicevo l'invito di un tifoso che pretendeva che Maradona sfondasse la porta. Vediamo ancora il Milan, Gullit, Van Basten a porta vuota, gol! Contrattacco del Milan con Marco Van Basten ed è il gol del 3-1. Dopo che Maradona aveva avuto sul piede sinistro la palla per il probabile 2-2, il Milan in azione di controffensiva ha segnato la terza rete con Marco Van Basten, e si tratta anche del terzo gol per il giocatore olandese che è rientrato da poco dopo un serissimo infortunio. Marco Van Basten aveva segnato, rivediamo ancora il gol, nella partita d'esordio, quella contro il Pisa in questo campionato, poi aveva segnato in occasione del suo rientro la 25esima contro l'Empoli, e questo è il suo terzo gol. È stato molto bravo Ruud Gullit nelle vesti di suggeritori, così come aveva fatto in occasione del gol di Virdes, e Van Basten ha realizzato il gol del 3-1. Partita decisamente in salita ora per il Napoli, e il Milan sembra aver messo un'ipoteca su questa sfida che vale anche il primo posto in classifica. Comunque vediamo Romano, Maradona, pallonetto a scavalcare, la difesa del Milan, erano terminati in due in fuorigioco. Diventa decisamente improbo il lavoro per il Napoli, Napoli ricordiamolo, squadra campione d'Italia uscente, Napoli che secondo quanto hanno detto alcuni critici che seguono con attenzione le cose di casa Napoli, un Napoli, dicevo, che pare aver attuato un tipo di preparazione tendente a portarlo in forma, nella forma migliore per la fase iniziale della stagione, allorché doveva affrontare il Real Madrid per la Coppa dei Campioni. Un Napoli che, come sapete, da Real Madrid è stato eliminato. Eliminato anche il Milan abbastanza all'inizio, al secondo turno della sua avventura europea, eliminato dalla formazione dell'Espagnol di Barcellona. Vediamo ancora il Milan in fase offensiva con Tassotti, ma è Carnevale che guadagna un calcio di punizione, la palla è per Renica. Si destreggia molto bene De Napoli, Biliardi, poi Renica, ancora De Napoli, prova con un diagonale, Giordano. Inquadratura naturalmente abbastanza originali quelle che stiamo vedendo in questo momento, mentre c'è il Napoli che usufruisce della messa in gioco, la palla messa dentro, il colpo di testa di Careca, gol! Azione del Napoli sugli sviluppi della messa in gioco con le mani, poi Francesco Romano ha effettuato questo pallonetto e Antonio Careca ha così realizzato il gol numero 13 di questa sua stagione. Antonio Careca, acquistato dal San Paolo, vediamo ancora la sua conclusione vincente, nulla da fare per Giovanni Galli. Diceva Antonio Careca, una stagione, la sua prima stagione con la maglia del Napoli, era stato acquistato dal San Paolo, mentre vediamo ora il rilancio di Giovanni Galli e l'intervento di Rosario Lobello, che ha qualcosa da dire a Giordano. Vediamo che cosa è accaduto, non si capisce bene se il calcio di punizione è assegnato al Milan oppure al Napoli. Sì, in effetti è stato assegnato ai rossoneri. Dunque al 33esimo minuto Careca ha rimesso in discussione l'esito di questa partita, un esito che sembrava segnato dopo il gol di Van Basten. Ancora Van Basten prova ad entrare in area di rigore, il duello è con Ferrara che poi libera l'area. Maradona, Romano, intervento di Tassotti, poi Ancelotti, naturalmente un finale incandescente di questa sfida. Avete visto lo scontro tra Maradona e Maldini, non particolarmente soddisfatto Maldini di come sono andate le cose, gli ha rovinato addosso il numero 10 napoletano. Interviene ora il direttore di gara, c'è un altro problema, medico dottor Acampora, infortunio per Bruno Giordano.
vedete che indica piuttosto chiaramente il signor Lobello che ci sarà poi un minuto da recuperare. Palla lunga, il Milan con Gullit, ancora Gullit, sfugge a Careca, ancora Gullit quasi in posizione di tiro, poi si defila eccessivamente, attaccato da Renica, riesce comunque ad effettuare il cross, sempre difficoltà per la difesa napoletana allorché Gullit entra in azione, Colombo ben messo, ancora Colombo prova il tunnel ai danni di Renica, ancora il Milan insistentemente, Gullit e prova la conclusione in diagonale, palla alta sopra la traversa, un Milan che comunque ha creato dei notevoli fastidi, dei notevoli grattacapi alla difesa napoletana in questo frangente. Risultato che è sempre di 3-2 per i rossoneri. Ricordo ancora la storia dei gol fino a questo momento: nel primo tempo al 36esimo vantaggio per il Milan con Virdis, poi al 47esimo pareggio per il Napoli con una punizione di Diego Armando Maradona, nella ripresa al 25esimo Virdis 2-1 per il Milan, al 30esimo Van Basten 3-1 e al 33esimo Careca. Risultato di 3-2. C'è una sostituzione tra i rossoneri, sentite lo speaker dello stadio che annuncia l'ingresso in campo quando mancano 8 minuti al termine di Daniele Massaro, uno, dicevo, dei 5 acquisti, dei primi 5 acquisti del presidente Berlusconi, che, dicevo, è subentrato a Pietro Paolo Virdis. Massaro è vicinissimo a compiere 27 anni. È nato il 23 maggio 1961. Palla che termina nel frattempo in fallo laterale, rimessa in gioco per i rossoneri con Maldini, retropassaggio per Ancelotti, da questi a Filippo Galli. Filippo Galli è un altro giocatore che rappresenta un pochino la storia del Milan, da sempre in rossonero, una stagione nel 1982 in Serie B con la maglia del Pescara. Ora un tentativo di verticalizzazione di Maldini per Gullit in posizione di fuorigioco che ci permettiamo di definire dubbio. Batte Renica, Napoli che naturalmente deve assolutamente stringere i tempi. Palla a scavalcare la difesa, ma la botta è troppo lunga, facile preda per il portiere Giovanni Galli, infastidito. Ancora un colpo di testa da parte di Ferrara. C'è Van Basten sulla palla, ecco Marco Van Basten, anzi è Massaro. Verticalizzazione per Colombo. Ancora Colombo sulla fascia destra. Solito dribbling a rientrare. Palla che sembrava essere buona per Massaro, poi Van Basten. Ecco Marco Van Basten. Combinazione con Evani. E Milan che bada al mantenimento del possesso di palla. Ancora Evani. Pallonetto a scavalcare, la palla è per Gullit. Qualche bisticcio con la stessa da parte di Gullit, pallone recuperato, mentre vediamo che Lobello interviene per assegnare un calcio di punizione al Napoli. Molto fiscale il direttore di gara e i giocatori del Napoli che sono un pochino sconcertati questo rispetto del punto di battuta, palla che è stata arretrata di un paio di metri. Ancora una posizione di fuori gioco e ovviamente il Milan è molto bravo a far scattare questa tattica, questa trappola. Sempre Lobello sulla palla, buona la direzione del fischietto siracusano e calcio di punizione per i rossoneri. Batte Baresi, Francini, Tassotti, il retropassaggio di Tassotti, è un Milan che ovviamente deve far trascorrere senza problemi questa parte finale della partita se vuole essere autore di un'impresa che potremmo definire storica. Naturalmente per il Napoli vale il discorso inverso, è un Napoli che deve cercare di arrivare al pareggio per poter mantenere il primo posto della classifica, un Napoli che poi potrebbe beneficiare di un calendario non difficilissimo che lo vedrà impegnato contro la Fiorentina in trasferta e contro la Sampdoria in casa. Il Milan invece avrà la Juventus in casa e poi il Como in trasferta. Vediamo Renica, ha toccato De Napoli sulla destra, arriva Careca, sempre molto defilato il centrattacco della nazionale brasiliana, solito tentativo di scavalcamento della difesa del Milan. Romano tocca per Renica, in fuorigioco Romano e per questo motivo Renica prova il dribbling, riesce a mantenere la palla in gioco, ancora Renica, c'è un tackle,
e l'ultimo a toccare dovrebbe essere, in effetti è proprio così, il libero napoletano, per cui si riparte con un calcio di rinvio. Circa 5 minuti al termine e rinvio da parte di Franco Baresi. Palla stoppata da Ferrara. E vediamo Ancelotti, grandissima la sua prova, ancora Ancelotti inseguito, intervento ultimo di Bigliardi, Ancelotti è andato a finire contro un paio di avversari. Prova ad accelerare i tempi Garella. Il colpo di testa da parte di Careca, poi sempre ben appostato Baresi. E ancora una volta, vedete, scatta la trappola del fuorigioco, erano ben 4 i giocatori del Napoli che erano finiti contro la linea difensiva del Milan. Una linea difensiva molto alta, vedete, quasi a ridosso della linea di metà campo, abbondantemente sopra la tre quarti. E ha calciato in qualche modo molto approssimativo Baresi, poi Garella. Ancora un controrilancio, uno stacco da parte di Carnevale, poi Giordano. Giordano se ne va, viene messo giù da Baresi, mentre probabilmente Carnevale era finito in fuorigioco. Vedete che ci sono le proteste da parte di Renica, di Giordano. Vedete che Giordano fa scivolare, praticamente fa scivolare la palla verso Carnevale. C'è stata la scorrettezza sicuramente da parte di Baresi, ma c'era anche la posizione irregolare da parte di Carnevale. Si gioca nel mucchio, viene fuori palla al piede, Daniele Massaro. 4 gol per lui finora in questo campionato. Ancora Massaro. Non si perfeziona il duetto con Ruud Gullit. Mentre vedete che le attenzioni dei tifosi sono tutte sul guardaline appostato nella metà campo napoletana. Ecco Tassotti. Ancelotti, ricordavo prima, uno scudetto vinto con la Roma nel 1984, è un'ipotesi di scudetto in virtù di questo risultato che vede il Milan in vantaggio per 3-2 sul campo del Napoli a 2 giornate e qualche minuto dal termine della stagione calcistica 87-88. Garella accelera ancora una volta i tempi. Sulla palla vedete Franco Baresi, sempre ben appostato. Franco Baresi che purtroppo non potrà giocare la prossima partita con la Juventus a causa di una ammonizione che farà scattare la squalifica. Van Basten questa volta è in posizione di fuorigioco e si riparte ancora con un calcio di punizione per il Napoli. Ancora un filo di speranza per i sostenitori della squadra di Ottavio Bianchi, sono in 80.000 al San Paolo. Maldini, l'intervento ancora Maldini, scambia sulla sinistra con Ancelotti che prova la verticalizzazione, palla comunque irraggiungibile per Evani che si era appostato sulla fascia destra. Ancora Garella, naturalmente momenti di pathos, momenti di grande tensione, sono le opposte speranze dei sostenitori. Vedete 5 giocatori del Napoli, 5 giocatori del Napoli in fuorigioco: Carnevale, Renica, Romano, Giordano e Maradona, è forse un record. Mentre ancora Franco Baresi che si appresta a battere, il 28enne Franco Baresi, unico superstite della formazione che vinse l'ultimo scudetto rossonero, quello ottenuto nella stagione 78-79, lo scudetto della Stella e il 10° scudetto. Gulli di testa, ancora un rilancio, la palla per Van Basten, Van Basten 1 contro 1, le prese con Bigliardi, poi tocca per la corrente Colombo, ancora Colombo, 3 giocatori del Milan contro 2, un Milan che potrebbe beneficiare di questa situazione e invece non ce la fanno i rossoneri, non impeccabile l'azione di Angelo Colombo. Renica, Careca, se ne va. Lo affronta Tassotti, ancora Careca, poi l'intervento è di Baresi con palla che viene spedita in calcio d'angolo. Grande determinazione da parte del brasiliano che proprio non ci sta a perdere questa partita. È lui che si incarica della battuta del calcio d'angolo con palla che scavalca tutta la difesa.
Non è finita, vediamo il tentativo da parte di Ciro Ferrara con palla scagliata altissima sopra la traversa e l'arbitro dice che è finita. Dunque il Milan vince questa sfida al vertice e scavalca nella classifica il Napoli. Ora il Milan ha 43 punti, il Napoli 42. È un Milan che può tentare l'impresa di vincere uno scudetto che sembrava impossibile da vincere non più tardi di 3 giornate fa, quando i rossoneri erano staccati in classifica di ben 4 punti, e ora è avvenuto il sorpasso. Il Milan, ricordiamolo, è ora a quota 43, il Napoli 42. Ribadiamo ancora il risultato: Milan batte Napoli 3-2.